Ciao a tutti. Allora, in questi giorni sono molto presente in questi appelli video, però il momento è un momento molto, molto serio, molto particolare. Allora, il motivo è questo. Nel Lazio manca sangue. C'è disperato bisogno di sangue, perché se no molte persone che hanno bisogno di trasfusioni la pagheranno molto cara. Quindi non possiamo permettere questo. Quindi andiamo a donare il sangue. Negli ospedali ci sono dei percorsi prestabiliti per arrivare a delle strutture dove del personale scelto, adatto per queste cose, sarà a vostra disposizione. Non c'è alcun pericolo, non c'è nessun pericolo, perché è stato già predisposto tutto. Quindi potete donare nella massima tranquillità. Nel mese di marzo è possibile anche donare sangue in unità di raccolte mobili che troveremo nella città. Quindi siamo nelle vostre mani. Io stesso domani andrò a donare sangue, quindi mi raccomando, facciamolo tutti perché la situazione nel Lazio è veramente, veramente drammatica. Grazie a tutti. Ehi, mister dei set cinematografici. Ciao, ciao Claudio, buongiorno. Buongiorno, A buongiorno. te. Quanto tempo che non ci si Mi sente? serve una ragazza bella e giovane. Ah, stai cercando una ragazza Fresca, bella, giovane, fresca, frizzante, occhi azzurri, occhi azzurri, travolgente, così travolgenti, capelli neri e mi capelli neri, raccomando labbra labbra carnose. carnose. Sì, io ho pensato Hai fatto immediatamente a te. benissimo a chiamarmi, lo sai, no? E mi raccomando, Eh fai un sì. bel lavoro come solo tu sai fare, d'altronde. E Va niente. bene, va bene. Ovviamente saremo celeri come sempre e dammi il tempo necessario e Attendo tue notizie. a presto. Va bene. Ok, ciao, a presto. Le ragazze saranno davvero felici. Via, chiamiamo immediatamente. Ciao boss! Stiamo cercando una ragazza con i capelli neri e tutte le altre caratteristiche già te le ho inviate. Ok, occhi chiari, mora, perfetto, va benissimo, mi metto subito alla ricerca. Grande produzione cinematografica. A dopo, un bacio. Ti mando un abbraccio. A dopo. Si illuminava, aveva il suono di una melodia lontana e ballavamo a piedi nudi per la strada. Per incontrarsi basta un poco di fortuna. Abbraccio lieve, dai che questa notte vola, vola. Ti vengo a prendere dove sei ora, ora. Stringimi così una volta ancora. Di te. Resto in costume, dai, togli quei jeans. Dai, stai tranquillo, non sarà uno sbaglio. Senti che caldo, facciamoci un bagno. Ricorderai questa notte che il buio da qui. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Sono capitata in questa bellissima pizzeria e sto cercando un molto per performance. Posso curiosare tra i suoi clienti? Certamente. Grazie mille. Ciao, ciao, piacere Giada. Federica. Stiamo cercando un volto per Fashion Face e tu potresti essere proprio quello che cerco. Ti andrebbe di partecipare? Va bene. Ok. Ciao Eli. Ciao Giada. Ho trovato proprio il volto che fa per noi. Ok, dai, ti raggiungo subito. Sì, ti aspetto, raggiungimi. Lei è il volto che ho trovato. È perfetto, perfetto, vero? È proprio quello che cerchiamo.
Perfetto. Chiamiamo Mr. Re. Ciao Mr. Red, guarda, abbiamo trovato il volto che fa per noi, quindi sbrigati e vieni. Ok, tra poco. Ciao Mr. Red. Ciao. Meraviglia, ben trovate. Allora? Lei è il nostro volto. Piacere. Piacere. Molto piacere. Per me può andare, per quello che secondo me è stato richiesto. Quindi, I like. Tu non lo pari, manco ci provi, un gol e dito state proprio fuori, un battitecco, qualche calcetto, una rissa universale, un rigore un po' sospetto, un po' di pappa e un po' di miche, pranzo saltato per grandi partite, semplici e pure complessi, spartani aperti in equilibrio, tra segreti e compromessi, facili occasioni per ci riparate. Anime spartane per grandissime giocate, fragili combinazioni tra ragione ed emozioni, solitudini e tanti calcioni. Se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che mi fa star bene quando io sto male, viceversa. Che lo Sparta che mi fa star bene quando io sto male, viceversa. Che lo Sparta che mi fa star bene quando io sto male, viceversa. Perché lo Sparta che mi fa star bene quando io sto male, viceversa. Perché lo Sparta che mi fa star bene anche quando io sto male, viceversa. Perché lo Sparta che mi fa star bene quando io sto male, viceversa. Lo Sparta che mi fa star bene quando io sto male, viceversa. Lo Sparta che mi fa star bene quando io sto male, viceversa. Perché lo Sparta mi fa stare bene quando io sto male e viceversa. Perché lo Sparta mi fa stare bene quando io sto male e viceversa. Perché lo Sparta che mi fa stare bene quando io sto male e viceversa. Notare questa maglia. Lo Sparta che mi fa star bene quando io sto male e viceversa. E lo Sparta che mi fa star bene quando io sto male e viceversa. Yeah.
è un pallone tutto quello che ci abbiamo e che cerchiamo per poterti dire che ti amo. Se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza farci troppo a ragionare, Ciao a tutti ragazzi, io sono Mattia e lei è la nostra bellissima Scibbi. Vi volevamo raccontare come si svolge la giornata qui nella Baia dei Pinipedi. Intanto vi dico che Scibbi è una femmina di leone marino californiano e pensate che ha ben 20 anni. E cosa facciamo noi durante la giornata? Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è pesare la loro dieta, quindi pesiamo il pesce. Pensate che lei in questo periodo mangia fino a 6 kg e 2 di pesce, mentre invece il maschio della stessa specie, che è Vito ad esempio qui a Zoomarin, riesce a mangiare fino a 15 kg di pesce al giorno. Quindi noi prima cosa che dobbiamo fare la mattina è dividere il pesce e pesarlo per i vari animali e le varie specie. Un altro dei nostri compiti giornalieri è quello di variare le sessioni il più possibile, come ad esempio fare sessioni di alimentazione o ad esempio sessioni mediche o soprattutto sessioni di gioco, e quindi stare con loro e cercare di divertirsi insieme. Qui ragazzi, e questa volta siamo in compagnia del nostro bellissimo Lowens. Un altro dei nostri compiti fondamentali è quello di monitorare lo stato di salute dei nostri animali, e nei parchi come Zoomarin si effettuano esami clinici molto importanti come ad esempio le ecografie o il prelievo del sangue, e adesso Lowens ci dimostrerà come si effettua il prelievo del sangue. Per il prelievo del sangue Lowens si deve sdraiare in questa posizione e appunto il prelievo viene fatto sulle pinne posteriori, posizionandole verso dietro, e da qui, siccome le pinne posteriori sono quelle maggiormente vascolarizzate, facendo una piccola pressione si evidenziano le vene, e da qui il nostro veterinario con una farfalla pediatrica può inserirla e appunto fare il prelievo del sangue. E Lowest rimane fermo finché l'addestratore non gli dice bravo, ovvero attraverso il fischietto. Vi abbiamo raccontato una giornata tipo qui alla Baia dei Pinipedi, ma per altre curiosità mi raccomando continuate a seguirci sulle nostre pagine social. Ciao a tutti! Lea. Lea è la mamma di Luna, un nostro delfino che è nato 2 anni e mezzo fa proprio qui a Zoomarin. Lea è anche la mamma di Tai, un'altra bellissima delfina che a settembre farà 7 anni. Ok? Allora, tutte le mattine noi ci prendiamo sempre cura di loro, anche quando il parco è chiuso. La mattina appena arriviamo la prima cosa che facciamo è che gli diamo una bellissima colazione, fatta non di cappuccino e cornetto però, ma di pesciolini. Una volta fatta la colazione controlliamo subito tutto il loro corpo, ok? Controlliamo la bocca, che come possiamo vedere dentro la loro bocca ci sono tantissimi dentini che vanno da un minimo di 80 a un massimo di 104 denti e sono gli stessi per tutta la vita. Facciamo vedere? Ok. Controlliamo la lingua, controlliamo gli occhi. Dopodiché
i veterinari ci stabiliscono dei vari comportamenti medici che dobbiamo effettuare. Questa mattina, ad esempio, li abbiamo pesati. Una volta a settimana pesiamo tutti loro per controllare il loro andamento del peso. Li pesiamo proprio in questa maniera, su questo palco, mettiamo una bilancia piatta e nel giro di pochi secondi loro uscendo riusciamo a prelevare il loro peso. Bravissima Lea! Come potete sentire, Lea sta parlando e ci sta salutando a tutti. Lei è Kai, è la figlia di Lea, il primo delfino che è nato qui a Zoo Marino ormai nel 2012. Kai ama il contatto fisico, noi entriamo quotidianamente in acqua con loro, gli facciamo tante coccole, ma una delle cose fondamentali che facciamo proprio qui in questa vasca è l'ecografia. Mettiamo i delfini in questa posizione e con l'aiuto del veterinario si effettua l'ecografia. Il veterinario tiene la sonda, che in questo momento sto simulando con la mia mano, e riesce a controllare tutti gli organi interni di Tai e di tutti i nostri delfini che ospitiamo. Come vedete, Tai è rilassata, non oppone nessuna resistenza, anzi, i delfini amano il contatto fisico e amano tantissimo fare l'ecografia. Io adesso vi faccio salutare da Tai, perché a breve andremo a conoscere altri delfini. Tanta luna! Ciao! Allora, adesso abbiamo altri due delfini, abbiamo Marco e Paco, anche loro ci salutano a modo loro, ciao, ciao a tutti! Adesso vi svelerò un segreto, poi vi aspettiamo qui in stagione per vederlo dal vivo. Stiamo addestrando Marco e Paco a fare un bellissimo comportamento. Dovete sapere che i delfini, per comunicare tra di loro, utilizzano un sistema chiamato ecolocalizzazione. Noi siamo riusciti ad addestrare un delfino, che in questo caso sarà Marco, a stare con gli occhi chiusi da due speciali coppette. Ecco qui le nostre coppette fatte di gelatina. Metteremo queste due coppette sugli occhi di Marco, Paco al suo fianco farà un comportamento e Marco sarà in grado di effettuare lo stesso comportamento. Tutto questo solo ed esclusivamente grazie al loro sistema comunicativo. Siete pronti a vedere? Sì? Noi iniziamo. Metto la prima coppetta sull'occhio di Marco. Ecco qui la seconda coppetta che vado ad applicare sull'occhio di Marco. Signore e signori, e vi assicuro che Marco in questo momento non vede. Qualsiasi cosa faccio, Marco non risponde. Adesso farò un segnale a Paco. Marco sarà in grado di effettuarlo. Io non ho fatto niente, avete visto? Bravissimi! Ok, allora, vogliamo vedere un altro comportamento? Guardate, adesso chiederò a Paco di girare e anche Marco girerà! Bravissimi! Ve ne faccio vedere un altro ancora. Il prossimo che vi farò vedere è il seguente. Io direi che questi due delfini sono stati bravissimi. Rimuovo le coppette sugli occhi di Marco e vi aspettiamo qui a Zoo Marino per la nuova stagione per farvi vedere dal vivo questo bellissimo comportamento. Ok? Per ora è tutto. Io, Marco e Paco vi salutiamo in questo modo. Ciao a tutti e grazie. Ci vediamo presto. Ciao! Iniziamo un'attività interessante. Spremi
schiaccia, spacca. A disposizione 3 arance e un limone per assumere le vitamine, succo di frutta, una leggera barretta per divertirsi e uno spremi agrumi, 2 palle promozionali e poi per gli spacca vedremo il Lucky Smart Coach Challenge. Fatevi aiutare dalla mamma che deve prendere l'arancio e tagliarlo in 2 pezzi uguali. Il limone può servire per migliorare la capacità del polso per disegnare traiettorie, ma la cosa più bella è prendere l'arancio, posizionarlo, la schiacciata e la spremuta, la rotazione del polso molto velocemente vi allenerà nella intra e nella extra rotazione e poi soprattutto assumetelo, spremete e bevetelo. Vi siete sciroppati la vostra spremuta? Perfetto, è importantissimo, sana e corretta alimentazione per uno sportivo, ma anche a casa, stili di vita ed abitudini, assumete frutta e verdura. Ma ora, vi ricordate cosa abbiamo fatto? Il limone che lavora e perfettamente descrive traiettoria all'interno del vostro colpo d'attacco. Utilizzeremo ora una promo ball perché la mano dovrà andare a coprire la palla e a chiuderla. Mi serve un obiettivo, non sarà il telefonino. Però in cucina lo stimolo potrebbe essere interessante. Posizionatevi con il gomito alto, pronti al caricamento e continuate ad attaccare e a bloccare. Attaccare e bloccare. L'extra rotazione è questa. Abbiamo visto l'extra rotazione. Ora lavoriamo bene sulla tecnica del colpo d'attacco, ma soprattutto su un punto di riferimento che deve cambiare. Ho un camino, utilizziamo il camino. Quindi, punto di riferimento abbiamo detto gomito molto alto, ok, per sviluppare il colpo d'attacco e poi lavoriamo sul colpo e blocco, colpo e blocco, colpo e blocco, colpo e blocco, giro le spalle, intrarotazione, colpo, intrarotazione, blocco, giro le spalle, extra rotazione. E non blocco! Anche l'Home Smart Coach Lucky può sbagliare. L'errore fa parte dell'apprendimento, ma soprattutto gli dà lo stimolo per poter riprovare, riprovare, riprovare. Riprovate a fare i vostri video, ma soprattutto taggate l'hashtag GiocaVolleyS3 a casa ed è importantissimo avere sempre il punto di riferimento che sarà il vostro Home Smart Coach. Ma soprattutto insieme ragazzi state tranquilli perché tutti insieme ce la faremo, tutti insieme resisteremo, non vi preoccupate. Perché andrà tutto bene. Spike it! All together we can spike. Non si può giocare a volley 3 nelle piazze, è interrotta l'attività nelle palestre, però lo smart coach in casa può riuscire ad allenarsi lo stesso e soprattutto voi, cari amici, cari giocatori e cari giocatrici di pallavolo, la pallavolo in casa non la potete eseguire e quindi affidatevi alla creatività. Disponete i vostri pupazzi e poi soprattutto seguitemi. Una promo ball per poter schiacciare il quaderno del Volley S3 per soprattutto allenare la mente. Se l'avete, richiedetelo perché è importante allenare la mente ma anche il braccio. Riseguitemi! Giocate a spike ball uno contro uno, giocate a Volley S3, mantenete le distanze, mantenete sicuramente le indicazioni che il ministero vi sta dando, ma in casa appallottolate una cartina, murate, schiacciate, tirate la vostra pallina per colpire il pupazzo. Ora giochiamo a schiaccia il pupazzo, miro bene il pupazzo, indico la palla, gomito molto alto e poi spike it! Colpisco i pupazzi! Uno smart coach è sempre pronto a giocare e divertirsi con la propria creatività. Ragazzi, tutti insieme possiamo resistere, tutti insieme possiamo schiacciare.
pronti? Prontissimi. Professor Benini, buongiorno, ben trovato. Buongiorno, buongiorno, dottore. Ma mi sembra che qui a Ostia, qui al Flash Acquatico, ci sia più solo lei, o sbaglio? In quest'epoca di, purtroppo conviene dirlo, drammatizziamo coronavirus Covid-19. Sono qui in quarantena, sono solo io dietro tutto il centro. No, non lo dica così perché altrimenti spaventiamo un mondo. E noi... I ragazzi si stanno allenando, tranquilli. Io li avevo visti e quindi sono rimasto qui ad attenderla, anzi. No, anzi perché adesso c'è un'esposizione giusta di infettivologi, virologi, pandemiologi e noi avevamo bisogno del nostro medico di riferimento, del nostro mental coach, dico bene perché... Beh, io potrei invitare tutti a vedere l'intervista che ha rilasciato Klopp, Jürgen Klopp, l'allenatore del Liverpool, in cui gli hanno fatto una domanda sul virus e lui ha risposto che lui sta lì col cappellino, la barba fatta male, che ci sono delle persone che hanno le competenze per parlare di questo e io non sono tra questi perché mi occupo di qualcos'altro. Però sempre medico sei. Sempre medico con qualche reminiscenza dei tempi della laurea, per cui... E visto che si parla di panico in giro... Sì. Giustamente, adesso vabbè, il panico mi interessa. Ecco, perché sei uno psichiatra, quindi sì. Voglio dire, chi meglio di te ci può raccontare? Andiamo al punto. Senti, la questione si fa delicata, nel senso si parla di assoluti, di porte chiuse, di movimento di gente. Insomma, qual è la sensazione che tu hai in questo momento e come ci si deve comportare atleti, dirigenti, tecnici, senza farsi prendere dal panico? Allora, ci si fa prendere dal panico quando si inseguono tutte le informazioni e quindi diciamo l'amigdala, il famoso nocciolino che gestisce queste cose, spara senza criterio. Bisogna filtrare certi segnali, ma io penso che stiano, cioè al di là di come succede il dibattito politico e tutto sommato mi interessa anche poco, cioè credo che stia entrando abbastanza automaticamente in funzione il famoso buonsenso della nonna, per cui le persone in situazioni di contagio cercano di evitare un po' di più i contatti e questo decreto, diciamo, dà dei segnali, dà delle indicazioni forti su certe cose dove insomma il core business del decreto è quello di cercare di evitare il più possibile certi assembramenti. È chiaro, come e qui a Ostia si fa, perché sono in pochi, ci si allena. Qui a Ostia si fa, ho visto che per gli allenamenti dei ragazzetti, vedevo stamattina, ci stavano organizzando per impedire che ci fossero genitori o pubblico che se ne metteva sugli spalti. Come da regola. Come da regola, quindi mi sembra... Come essere... ha detto il governo. Sì, in osservanza di quello che è il decreto, ma ho sentito anche altri contatti legati ad altre mie... attività sempre nel campo sportivo dove tutti si stanno attrezzando. D'altra parte vorrei, in questi giorni ricordavo un racconto di Edgar Allan Poe che era The Red Mask, la maschera rossa o quant'altro, dove appunto una peste, tutta una serie di aristocratici si rinchiusero dentro un palazzo dove vivevano in attesa che questa passasse, non vi racconto l'epilogo perché non fu felicissimo, ma insomma, penso che quando ci sono queste situazioni di contagio, queste situazioni così complesse, avere delle accortezze sia quasi naturale, cioè non sia nemmeno frutto di un decreto. Cioè, il decreto poi lancia un segnale e poi ha una ricaduta in generale sul territorio, per cui negli aerei ci sono meno gente, le persone viaggiano meno. Trovo che questo, da un punto di vista, così per dirlo virgolettato, sia biologicamente giusto. Professore, ma tra un blocco di partenza e l'altro c'è più di un metro, non l'abbiamo calcolato. Basta quello, secondo te, a togliere la paura a Gregorio Paltrinieri, a Federica Pellegrini e anche all'ultimo dei nuotatori che dovrà affrontare questa selezione, ammesso concesso poi in realtà si faccia, perché poi mi pare di capire che tutto quanto è in evoluzione, no? Allora, io ora non rispondo, non so se Federica Pellegrini o Gregorio Paltrinieri abbiano paura, francamente non ho affrontato questo tema. Ritorno sul racconto. E anche se tu lo sapessi non, cioè, lo diresti, no? Perché tu sei... Non lo direi, ma comunque in ogni caso io penso che si debba un po' tutti recuperare anche il senso del fato e del destino, no? E uscire da quest'idea che noi siamo degli immortali o che comunque possiamo far cose che ci rendono tali. Esiste un elemento di casualità, cioè per cui cioè, o ti scafandri dentro una struttura ermetica e ci stai dentro per dei mesi, o se no alla fine tutti noi corriamo una certa percentuale di rischio.
Cioè, la realtà è che in queste situazioni qui parlano un po' troppo pochi matematici e parlano invece un po' troppo magari i politici o un sacco di persone, le quali spesso poi ci parlano sopra anche per interessi diversi, di consenso, di contraddizione, di contrapposizione. Cioè, è una malattia, è un virus, è contagioso. Può darci che non sia come tutte le influenze, ma non è che quindi magari abbia un'incidenza percentuale di gravità un po' più alte. Sappiamo ovviamente che le persone più anziane, come succede nell'influenza normale, sono soggetti più a rischio. Dopodiché prendiamo delle accortezze e cerchiamo di stare attenti. Se c'è un posto dove c'è un grandissimo assembramento di gente, se possiamo farne a meno, quindi io però in acqua trovo il modo di evitare un sacco di contesti dove mi tocca andare, dove non ci vado volentieri. Adesso la scusa del coronavirus, me ne sto a casa. Però il bagnetto lo fai, perché tanto col cloro tutto si sistema, no? Io il bagnetto non lo faccio perché non amo fare il bagnetto, però diciamo non è, quindi no, non è legata al problema del coronavirus, diciamo, non è che io e l'acqua siamo particolarmente amici, insomma. Professore, sono passati già 6 minuti, quindi quei flash, quei acquatici ci tocca tagliare. Ci rivedremo presto, Riccione? Ah, certo, se ci saranno gli assoluti, io avevo già detto che sarei andato, penso che ci saranno, dal decreto risulterebbe, però alla fine non sono io, devo dire. E se avete problemi, chiamate il professor Benini, che come mental coach è sempre a disposizione. Se avete problemi di quel tipo, potete chiamare me, diciamo, io farò un pronto intervento, metterò un banchino all'ingresso. Con la mucchina? All'ingresso della piscina, con la mucchina e alcuni consigli zen utili per gestire l'ansia. Grazie, alla prossima con Swim Beats. Grazie a voi, ciao.